Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Phoenix e lui Giuseppe Strada. Eccolo, incredibile, stiamo partendo per un altro incredibile viaggio. Stiamo andando a Dubai. Però facendo tappa ad Istanbul. Sì. Quindi adesso stiamo aspettando per il check-in di Istanbul. Esatto, dobbiamo imbarcare, un po' di roba. Ci metteremo un paio d'orette ad andare. Sì. Più o meno. Poi faremo 2 o 3 orette di sosta lì. E poi ripartiremo per altre 4 orette, più o meno. Carichi! Penso che ci rivedremo lì direttamente, perché sarà un viaggio lungo e intenso, però interessante. Interessante. A dopo, signore. Allora ragazzi, siamo atterrati ad Istanbul, o Istanbul, o come volete, e abbiamo scoperto che anche il prossimo aereo è in ritardo di 20 minuti per il momento. Magari aumenteranno, magari diminuiranno, spero che diminuiranno. Fra 2-3 ore lo riprendiamo e andiamo diretti a Dubai. Si vola. Si vola. Buongiorno gente. Buongiorno. Questo è la nostra umile dimora. Ieri siamo arrivati alle 4, adesso sono quasi le 11 e insomma adesso vediamo un po' come fare. Ieri sera abbiamo avuto un po' di casino. Guardate la bravura di quest'uomo. Allora, praticamente dannoso, spiego. In aeroporto probabilmente mi hanno scassato la valigia, no? E quindi per aprire la mia valigia ho dovuto forzarla con la chiave. Il pezzo della chiave è rimasto dentro. Adesso dovremmo andare di là dalla madama a vedere cosa ci tocca. G 66esimo piano. Siamo pronti per la nuova giornata qui a Dubai. Da notare la faccia stanca. No. Vabbè, abbiamo dormito 5 ore, sì e no, però ci stiamo riattivando. Piano piano. Stiamo facendo una passeggiatina direttamente da Dubai Marina a Dubai Marina, che si chiama, come si chiama, walk? Dubai Dubai Marina Walk, esatto. Che sarebbe una passeggiata lunga 7 km. Sì, 7 km tutta intorno qua. Sì, molto bella, piena di ristoranti, quindi sono anche abbastanza interessanti, ecco. Tra poco andiamo a mangiare e vi faremo vedere cosa mangeremo. Vi diremo la nostra, ecco. Per adesso la temperatura è piacevole, sì, non fa troppo caldo, non fa neanche freddo. Prima tirava un po' di vento e quando tira un po' di vento facciamo un po' freddino. Bene ragazzi, abbiamo finito di mangiare, come vedete. Praticamente era un salmone in una salsina di qualche roba, mi era piccante, il suo no, delle patate e del pane, così. Diciamo che era buona, secondo me era buona. Sì. Secondo te? Buonissima, cioè la salsina era fantastica, cioè io non l'ho presa piccante ma era fantastica. Buona, buona, quindi non lo so, ve lo consigliamo. Adesso dobbiamo capire anche quanto abbiamo speso, però a meno che non abbia speso 50 euro a testa dovrebbe valer la pena. Siamo approdati a Starbucks per rifocillarci un po' dopo la camminata in spiaggia.
faceva un po' freddino, quindi ce ne siamo venuti via, però era carino. Era carino. A prova. Adesso ci siamo presi un iced tea e un frappuccino al caramello. E poi ripartiamo a esplorare. Signori, siamo usciti dalla metro. Adesso stiamo andando a vedere una prima occhiata del Burj Khalifa. Praticamente adesso siamo comparsi nel centro commerciale e vedrete. Dopo esserci districati per mezz'ora nel supermercato, siamo arrivati all'incredibile Burj Khalifa, signori. Guardatelo qua. Hop. C'è un macello di gente, è enorme, però è fichissimo. Siamo tornati all'ostello, adesso è mezzanotte, giusta giusta. Adesso probabilmente ce ne andremo a dormire. Oggi abbiamo esplorato un po', come avete visto, gli anfratti di Marina, sì, di Dubai Marina, Marina Dubai, sì. Marina Marina. Marina. E domani ci aspetta una cosa molto interessante. Surprise! Motherfucker. No, vabbè, surprise. C'hai live? Sì. Bene, ci vediamo domani, gente. Buongiorno, gente. Abbiamo trovato, cioè lui ha trovato questo bellissimo luogo vicino all'ostello, cioè nella stessa struttura ma in un altro, in un'altra stanza. Piacevole. Sì. Che piacere. Questo è il nostro yacht, i nostri schiavi. Abbiamo ci portano. Abbiamo comprato questo yacht. È vero che le madame non sono. No, le madame no. Abbiamo comprato lo yacht, adesso esatto, facciamo un giro per tutta Dubai. Abbiamo sganciato i big money. Mamma mia. Ragazzi, abbiamo trovato un'altra cosa da convincere. Allora, praticamente qua sopra, voi non lo vedete, ma passano dei fili dove la gente si lancia. E tipo questo sta appesa ai fili. Cioè io mi devo buttare da un palazzo. Parte da un palazzo che è tipo lassù. E il tizio ci ha consigliato di farlo perché evidentemente è una figata. La missione di quest'oggi, oddio, o comunque di questa vacanza, è di convincere
Tuse Travels a fare questa cosa. Non ci riuscirà. No. Ah, da palazzo. Ci proviamo e ci riusciremo. Abbiamo fatto tutto il giro fino alla ruota panoramica. Sì, vedere lo skyline di Dubai Marina. E se vi interessa, ma questa è. Stiamo lanciando col paracadute. Sì. Non pensare che sia strano. E se vi interessa, questa è la tratta, penso forse la più corta, una delle più corte, costa 300 AED. Giusto? Che si dividono per i partecipanti, immagino, e che quindi sono circa 75 euro. Per quanto ci riguarda, meritevole. Eh sì. Quindi ve la consigliamo se vi capita, se non avete tantissimo tempo. Se no ci sono le tratte, quelle più lunghe, tipo da un'ora e mezza, così vi fanno fare un giro più lungo e ciccia. Adesso andiamo a mangiare tra poco, facciamo un giro e poi robe belle. Praticamente stiamo andando adesso tipo in mezzo al deserto. Sto parlando piano perché abbiamo il buon uomo che guida. E praticamente andremo a fare un tour di tante cose, tra cui il quad nel deserto, ma non voglio spoilerare più di tanto, vedrete. Pian pian.